Bentornati nella nostra coltivazione di pomodoro autunnale in serra. Nel video precedente abbiamo parlato dei trattamenti pre-trapianto. Adesso andiamo a vedere un po' i trattamenti post-trapianto, che magari sono in questa fase così ancora abbastanza delicata. Come chi segue il canale sa benissimo, la nostra parola d'ordine è prevenire, la prevenzione. Infatti, risultano essere molto più efficaci gli interventi preventivi con questo nostro metodo di coltivazione, ma non solo. In generale, anche in agricoltura convenzionale è preferibile andare a prevenire i problemi, insomma le malattie, in poche parole, piuttosto che andare a curare dopo con interventi magari un po' più invasivi o molto invasivi e anche più costosi. Quindi capiamo subito che i vantaggi sono due. Con la prevenzione noi evitiamo danni alla coltivazione in quanto non facciamo iniziare le malattie, insomma si tratta più che altro di malattie o comunque di presenza di insetti che poi ci porteranno o a danni o a malattie, siamo sempre lì. Il secondo grosso vantaggio è il risparmio, perché con gli interventi preventivi andiamo a utilizzare un dosaggio più basso. Solitamente le dosi minime sono in pratica dimezzate rispetto a quelle curative. Mi piace ribadire questo concetto, poiché molti, anche operatori professionali, vanno a trattare quando c'è bisogno. E questa teoria ormai è da molto tempo, è stata abbandonata, poiché, per quello che ho detto prima, diventa molto rischioso. Ci sono molte problematiche, come ad esempio, per citare sempre una di quelle più pericolose, la virosi. La virosi non può essere curata in nessun modo, quindi l'unico modo per intervenire in maniera efficace è andarla a prevenire. Beh, questo solitamente si fanno dei trattamenti fogliari, nel nostro caso utilizziamo dei repellenti che non consentono o comunque scoraggiano gli insetti portatori, quindi del virus, ad andare nella nostra coltivazione. Nel caso ad esempio della virosi dell'arricciamento giallo del pomodoro, è la famosa mosca bianca che va a contaminare la nostra coltivazione. Visto che siamo in argomento, per questo nei primi giorni magari si fanno trattamenti fogliari acquosi, magari più ravvicinati nel tempo, però leggeri. Quindi per andare a instaurare questa repellenza nelle nostre piante e mantenere questo effetto senza andare appunto ad esagerare con i dosaggi dei prodotti specifici, perché non dobbiamo andare a, almeno che non ci siano già problemi grossi dall'inizio, subito dopo il trapianto, non dobbiamo andare a sterminare colonie di insetti, ma più che altro dobbiamo rendere inospitale l'ambiente appunto a questi insetti monelli. Come da prassi abbiamo fatto due interventi, trattamenti fogliari acquosi in una settimana, quindi a distanza di 3-4 giorni, ma con il nebulizzatore a spalla, quindi parliamo di 30 litri di soluzione acquosa totale per 2500 metri quadrati di coltivazione, quindi andiamo a capire che è veramente poco. Però questi interventi ravvicinati, per quello che abbiamo detto poco fa, così vanno bene, sono efficaci. Poi entrando nella seconda settimana, magari in base al periodo, visto che qui da noi ancora le temperature sono estive, insomma è piena estate se lo vogliamo dire, magari c'è qualche grado in meno, però i tassi di umidità sono molto alti e in serra si sente molto veramente questa umidità e questo calore. Quindi nella seconda settimana magari si vanno a fare i trattamenti uguali, però utilizzando più volume, ecco, di acqua. Ora, per rendere il video più fluido, magari in questo spazio qui vi lascerò i dosaggi dei prodotti che abbiamo utilizzato nello specifico. Un altro elemento chiave per i trattamenti fogliari, ma questa volta polverosi, quindi a secco, è il tannino di castagno. Ma per essere più precisi, possiamo parlare di estratti,
generici di legno, ecco, perché abbiamo iniziato con un tipo di prodotti che principalmente era costituito da tannini di castagno, e invece ormai il nuovo arrivato, diciamo che contiene diversi tipi di tannini, è più concentrato e anche gli effetti sono più ad ampio spettro. Perché è importante, dicevo, applicare, appunto, andare a fare i trattamenti in polvere, perché sono molto più residuali di quelli rispetto a quelli acquosi. Giusto? Se avete visto il video precedente, noi già iniziamo dalle piantine. Poi cosa si va a fare? Entro le prime 2 settimane si ripete un altro trattamento, anche se ancora in realtà l'effetto del trattamento precedente c'è ancora, visto che abbiamo messo sia nelle piantine che nelle buche, quindi nel terreno proprio dove si va a ospitare la piantina. Si va a ripetere anche se a un dosaggio minimo, quindi basta veramente un pizzico come fosse polvere magica, polvere di stelle. Per andare a rinnovare un po' la forza, ecco, dell'effetto repellente, e insomma, avremo solo tanti vantaggi con poca spesa, se vogliamo, quindi risparmio, e anche andare a fare questo lavoretto, insomma, si risparmia anche come mano d'opera. Gli altri interventi importantissimi da andare a fare nei primi giorni di vita della nostra coltivazione, ripeto ancora, di pomodoro, perché è molto esigente e anche abbastanza delicata rispetto a molte altre coltivazioni, sono quelle radicali preventive per le malattie fungine, quindi le varie fusarium. Come abbiamo già detto, quella più invasiva e rapida e pericolosa in questa fase iniziale è il marciume del colletto per quanto riguarda il pomodoro. E poi abbiamo l'altra faccia della medaglia, sarebbero i nematodi, che sono questi microrganismi che vanno ad attaccare le radici e non permettono di assorbire bene la pianta, fin quando addirittura la portano alla morte. Se arrivano, risalgono quando la pianta ancora è all'inizio, la radice ancora non è abbastanza forte per superare un'aggressione del genere, andiamo a capire che roviniamo la coltivazione dall'inizio. Anche di questo abbiamo già parlato, però vi volevo un po' elencare come abbiamo agito in questo caso, visto tutta la preparazione che abbiamo fatto del terreno, visto le condizioni climatiche ancora troppo forti. Abbiamo deciso di spostare un po' nel tempo questi trattamenti e abbiamo fatto il primo, quello più fungicida, diciamo, dopo 4 giorni. E abbiamo pensato più che altro ad irrigare, visto le temperature sopra i 30 gradi fuori all'esterno, quindi dentro le serre si parla vicino anche ai 40 gradi. È inutile andare a fare troppo, ecco, non dobbiamo peccare di fare troppo per la nostra coltivazione. In alcune fasi delicate spesso bisogna solo stare attenti e regolare bene l'irrigazione, in base ovviamente al nostro terreno, non solo al clima. Cosa abbiamo utilizzato per i trattamenti? In pratica abbiamo ripetuto quello che abbiamo fatto nel famoso bagnetto, che noi l'abbiamo fatto quest'anno come una doccetta, però a dosi praticamente dimezzate. Quindi qui ritorniamo al discorso del risparmio, poiché ancora dopo così poco tempo non c'erano rischio, insomma, di andare a fare danni. Voglio sottolineare il fatto che quest'anno non stiamo facendo, almeno ad ora, il primo trattamento radicale per le malattie fungine, con appunto specifico per il marciume del colletto, diciamola tutta, non lo stiamo facendo con l'ossicloruro di rame. Perché? Per non andare a disturbare o addirittura danneggiare tutta la vita a livello microbiologico che abbiamo creato in tutta la fase di preparazione. Quindi, fino a quando non vedremo, insomma, problemi seri, non andremo a utilizzare rame, in poche parole. Per quanto riguarda il trattamento nematocida o quantomeno preventivo per i nematodi, abbiamo voluto spostarlo anch'esso dopo ulteriori 4 giorni, quindi dopo 8 giorni dal trapianto. Come sapete, ho consigliato di fare questi due tipi di trattamenti, di diversificarli e di farli entro 4-5 giorni dal trapianto.
Ma visto anche qui le temperature un po' proibitive per andare a utilizzare la senape, che è concentrata appunto per andare a combattere i nematodi, abbiamo deciso di dare un po' più tempo alle nostre piantine di crescere, di attaccarsi al terreno, come diciamo sempre noi come termine tecnico di noi produttori. E abbiamo fatto anche qui un intervento preventivo molto leggero, quindi a dosaggio molto basso, sempre per continuare a risparmiare e per non sprecare anche. Vi anticipo già che nel prossimo video parleremo della fertirrigazione, come iniziare soprattutto nel pomodoro è un po' diverso rispetto a molte altre coltivazioni. E io a questo punto vi saluto, vi ricordo che sono sempre il vostro produttore di fiducia, Gianluca, e state attenti, guardate i link in descrizione. Guardate i link in descrizione perché vi lascerò anche un link a un post nel blog dove spiego un po' e do i consigli sulle dosi e le tempistiche per questi trattamenti preventivi, insomma, per le malattie radicali che vanno ripetuti periodicamente. Poi c'è il fatto che potete sostenere attivamente il canale abbonandovi. Intanto iscrivetevi perché quello è gratuito. Poi, se volete avere contenuti extra, volete approfondire alcune cose, c'è anche l'abbonamento quasi bio in cui parliamo di tecniche un po' più professionali, approfondite e di agricoltura anche integrata, diciamo, quindi non solo bio, non solo naturale, ma anche come si può lavorare utilizzando al meglio il convenzionale. Il video è finito, io vi ringrazio tutti come sempre e mi raccomando, fate i bravi picciotti.